promosso a Roma un seminario presso il CNR per fare il punto sui progetti Horizon 2020, il ciclo dei bandi europei per la ricerca e innovazione. Il nostro paese, come è noto, è tra i principali contributori di fondi comunitari per il sostegno allo sviluppo, ma è anche tra quelli che non riesce a recuperare questi fondi per finanziare le imprese italiane. La manifestazione ha avuto quindi lo scopo di mettere a confronto i valutatori e le aziende, al fine di fornire poi quegli elementi necessari per presentare e attrezzare progetti vincenti in sede comunitaria. Qual è quindi la chiave del successo dei progetti finanziati? Come hanno affrontato e superato le novità i coordinatori che hanno vinto? Quali suggerimenti si possono offrire alle aziende che hanno partecipato al processo di valutazione cui si è cercato di dare una risposta nel corso dell'iniziativa romana? L'incontro si è focalizzato in particolare sulle esperienze italiane e sulla partecipazione ai bandi del 2014. Allo scopo era quindi di condividere le esperienze vincenti proprio con le aziende che in questi mesi si stanno attrezzando per presentarsi alle prossime call. Momento importante della giornata è stato il confronto con le aziende selezionate proprio in questi ultimi mesi per scoprire quegli elementi di successo delle loro proposte. L'unica azienda aerospaziale che ha partecipato era AeroSecur, un'azienda di Latina che fornisce prodotti e servizi alle Forze Armate di Difesa ed è partner nei progetti insieme a numerosi partner. Una filiera vincente che vede anche l'Arma dei Carabinieri, la Gendarmeria francese, la Polizia Federale tedesca partecipare a un grosso progetto sulla sicurezza europea, riconosciuto sul piano europeo tra quelli più interessanti e quindi finanziato per i prossimi anni. La storia dei saloni internazionali dell'aeronautica è da sempre la storia della rivalità tra Boeing e Airbus. Anche quest'anno, nell'edizione 2015 di Le Bourget, sebbene sottotono, non sono mancati gli annunci da parte di due grossi player. In particolare, Boeing a chiusura della rassegna ha annunciato ordini per 331 velivoli e Airbus per 421, dei quali 31 A350 X-Wide Body, il nuovo prodotto della società europea. Come importanti sono stati gli ultimi 30 ordini registrati dal 787-9 della Boeing. La novità importante, potremmo dire, è invece l'ingresso su questa fascia di mercato, cioè quel dei narrow body, di nuovi produttori canadesi con il modello C-Series o di cinesi con il C919, che si presentano ormai sul mercato internazionale con tutte le credenziali per poter aggredire questo segmento finora d'appannaggio solo dei due grandi player americano ed europeo. Non è una novità l'assenza della regione Campania da questo salone. Da quando è stato fermato la cluster Campania Aerospace, infatti, Regione Campania è assente da tutti i grandi eventi internazionali. Questo mette in ombra un comparto che comunque rappresenta una parte importante del settore nazionale con il suo 33% degli occupati nazionali del settore. Alcune aziende campane come Magnaghi si sono organizzate da solo, altri come il Consorzio Poema ha allestito una presenza di più aziende dell'area alpina, mentre Ala e Dema, due realtà campane che hanno presenza anche in altri territori, si sono invece presentate al salone ospiti di altri cluster, che sono quello piemontese, lombardo, umbro e laziale, che marcano una importante presenza, come ancora mantiene una sua visibilità importante a questi saloni, segno di una ripresa per l'industria aeronautica pugliese. È stato tra i protagonisti dell'area italiana, allestita dall'Istituto del Commercio Estero con l'AIAR, dell'Associazione delle Industrie Aerospaziali Italiane. Una consuetudine degli air show anche la conferenza stampa di apertura del primo giorno di ATR, che annuncia tutti gli ordini ricevuti nella prima metà dell'anno. Quest'anno sono 46 gli aerei venduti e presentati da Patrick de Castelbajac alla conferenza stampa. La novità di quest'anno è che ATR ha annunciato anche il velivolo con una cabina ad alta densità, cioè con la possibilità di raggiungere i 78 posti, una versione che ha già un suo cliente di lancio in Pacific Air, che ha ordinato 16 velivoli e 10 opzioni di questa nuova versione di ATR. Con questa soluzione ATR quindi segue la scelta del concorrente Bombardier del Q400M, che aveva nei mesi scorsi avviato la produzione del velivolo in versione alta densità, rivedendo sostanzialmente la cabina. Se questa nuova offerta di ATR rimanderà
nel tempo o addirittura cancellerà l'ipotesi di un nuovo velivolo turboelica da realizzare dall'azienda italo-francese, ce lo dirà il tempo, come il tempo ci darà una risposta in merito anche alla possibilità che l'azienda passi a una riconfigurazione da parte dei due soci Airbus e Alenia Aermacchi Finmeccanica della proprietà, risposte che non sono state date nel corso della conferenza stampa di Castelbajano. Altra novità dell'edizione 2015 del Salone di Parigi è presenza ridimensionata di Finmeccanica, che comunque da un punto di vista di immagine per gli operatori del settore rappresenta un posizionamento anche di immagine che vuole dare al mondo dell'aerospazio, dove la presenza ai saloni è carta da visita per i mercati e soprattutto occasione importante di presentare i nuovi prodotti. Evidentemente la politica di Moretti punta più al risanamento e meno attenta a questi aspetti di mercato. Finmeccanica dunque assente dall'area espositiva, quindi non c'era a Parigi nessuno dei prodotti player italiani, assente anche quindi dall'area degli chalet, dove invece negli altri anni ha avuto sempre una presenza importante. L'unica presenza del gruppo italiano era nell'area degli stand, dove era allestito una presenza abbastanza discreta, dove sono stati ospitati tra l'altro le presenze istituzionali. Il ministro della difesa Roberto Minotti, nel corso della conferenza stampa, ha tenuto a ricordare che comunque la presenza italiana con 120 aziende marcava un numero significativamente più alto delle passate edizioni. Nell'area italiana, oltre quindi ai cluster regionali, presente anche l'ASI, che ha ospitato anche il CIRA. Le realtà più piccole erano rappresentate nell'ambito dei cluster regionali, che tra questa anche un'associazione come Aeropolis di operatori dell'aerospazio, oppure cluster della comunicazione come Aerospazio Campania, che nel corso di tutta la rassegna di Parigi ha mantenuto la visibilità sulle attività e la presenza delle aziende italiane al salone. Presenza importante in italiano quella della Piaggio Aerospace, che ha condotto nel corso della rassegna la campagna di promozione del suo drone P1HH e ha annunciato che condurrà propri test su questo velivolo a Grazianise. Importante la presenza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Pasquale Preziosa, che ha incontrato sia il gruppo Finmeccanica sia le aziende che hanno partecipato alla missione dell'Istituto del Commercio Estero. La Puglia anche quest'anno si presenta alle Bourget con dei risultati positivi, ma il comparto attraversa una fase di transizione, possiamo dire, tra le più complesse dal dopoguerra. Lei dal suo versante come vede lo sviluppo del comparto sia nella sua regione ma sostanzialmente a livello nazionale? Sì, e come dice lei è un settore in transizione, in trasformazione, come ogni transizione. Insomma, ci sono le cose buone ma ci sono anche i prezzi che a volte si pagano. La Puglia fortunatamente fino ad oggi ha vissuto una continuità con questa crescita dovuta anche a politiche lungimiranti che hanno investito tantissimo sul settore dell'aerospazio. Ecco, abbiamo la consapevolezza però che il futuro non necessariamente sarà così sereno e che le sfide saranno ancora più complicate. Tentiamo ad lavorare per essere pronti, avendo la consapevolezza però che il sistema dell'aerospazio italiano cambia e di conseguenza anche i territori dovranno seguire questa trasformazione. Il cluster pugliese in questi anni ha dimostrato che la formula può funzionare, ma in realtà la ristrutturazione dei grandi player probabilmente mette in discussione il sistema regionale di governo di un comparto così complesso, che probabilmente richiederebbe un ruolo del governo più determinato, come potrebbe essere quella soluzione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio che si interessasse di queste materie, sia dell'aeronautica che dello spazio. Lei come la pensa da questo punto di vista, visto che viene da un'esperienza positiva rispetto alle altre? Ma noi abbiamo sempre pensato che la dimensione nazionale fosse la risposta alle esigenze di un settore, anche di una dimensione regionale. Io sono stato presidente del cluster tecnologico nazionale aerospazio, diciamo che adesso la infrastruttura di Grottaglie è al centro della cabina di regia sull'automazione istituita presso il Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi operiamo in una dimensione nazionale, abbiamo questa consapevolezza che l'integrazione dei diversi territori abbia la possibilità di concorrere ad rafforzare una politica industriale di un sistema paese che si deve presentare nel mondo come sistema paese. La storia anche delle ultime
gare, di alcuni successi, alcuni insuccessi visti dall'Italia o guardati dall'estero verso l'Italia dimostrano come il paese deve necessariamente stare con una sua politica che non può essere esclusivamente regionale dietro le grandi sfide dell'aerospazio. Le tecnologie dei nuovi velivoli a controllo remoto. Lei come Puglia ha individuato un filone di, diciamo, di sviluppo, di spazi per quello che possono essere i futuri utilizzi di questi velivoli, soprattutto in un paese come l'Italia che su questo segmento pare che sia decisa ad investire anche per il futuro. Come pensa che la Puglia e l'industria pugliese, che sostanzialmente ha la fissa e la rotanda, possa poi allargarsi anche a questi nuovi prodotti? Forse abbiamo avuto la lungimiranza di partire nel 2009 a immaginare che ci fosse uno spazio, lo diceva il mercato, non lo dicevano i manuali, cioè la possibilità di individuare un'area nella quale concentrare tutte le attività di test, sperimentazione e prova delle nuove tecnologie per l'automazione. L'Italia andava nel mondo per fare queste attività, abbiamo costruito un percorso. Oggi l'aeroporto di Grottaglie ha questa sua centralità che gli ha permesso di sottoscrivere accordi, contratti, di iniziare a cedere aree, capannoni, di vedere coinvolgimento della parte istituzionale e mi riferisco all'università, al Politecnico, l'avvio di un nuovo corso ITS sull'automazione, sulle missioni che si faranno con queste macchine, il board costituito con ENAC e con ENAV su input del Ministero dei Trasporti. Quindi noi abbiamo portato a compimento quel percorso iniziato nel 2009 e ci aspettiamo che l'opportunità sia non solo quella riferibile alle macchine, ma soprattutto alle tecnologie che permetteranno a queste macchine di compiere le missioni. Quindi l'idea è che la Puglia magari possa essere in futuro riconoscibile come un luogo in cui si sviluppano non solo nuove soluzioni aeronautiche, ma anche nuovi payload, diciamo così, per nuove missioni aeronautiche. Non le chiedo un giudizio, ma una considerazione su quella, sulla nuova stagione di Finmeccanica e sulle politiche che il nuovo management da qualche anno ormai attua sul piano della ristrutturazione dei grandi gruppi, sia per quanto riguarda la sua regione, ma sostanzialmente anche l'area, tutta l'area meridionale, quindi la Campania, per quanto riguarda il nuovo velivolo regionale e i siti di quella regione. Ma direi che la prima osservazione empirica, almeno vista da chi non è nella periferia, non è nel centro, si riferisce soprattutto alla fortissima crescita del valore dell'azienda, ecco, lo dimostrano i dati che riportano una triplicazione del valore delle azioni, quindi è riconosciuta dal mercato come un asset di valore, altrimenti non ci sarebbe stato tutto ciò. Ecco, capire poi come nel lungo periodo si ripercuoteranno le nuove iniziative messe in campo dal management di Finmeccanica ha bisogno di tempo per capire anche come queste nuove strategie impattino sui territori, tra cui la Puglia, che fino ad oggi è stato un grande partner di Finmeccanica. Dottoressa Diana Giorgini, responsabile del cluster piemontese dell'aerospazio qui alle Bugie. Un bilancio siamo in condizione di farlo a metà della rassegna? Siamo in condizioni sì di fare già un parziale bilancio, devo dire che le cose stanno andando molto bene. Abbiamo avuto tantissimi contatti, in parte sono contatti spontanei, in parte sono contatti che abbiamo preorganizzato, quindi abbiamo creato tutta un'agenda di appuntamenti e di conseguenza devo dire che sì, i risultati cominciano a vedersi. Signora, quante aziende sono qui a Torino, sono qui alle Bugie con il cluster di Torino? Alle Bourget abbiamo portato 15 imprese, quindi nel cluster Torino-Piemonte Aerospace 15 imprese sono partecipanti al Salone delle Bourget con attività diversificate, attività di produzione, meccanica, anche elettronica, attività di engineering, distribuzione di componenti, quindi devo dire insomma una rassegna abbastanza interessante. Converrà che quest'anno tutte le aziende italiane fanno i conti un po' con Finmeccanica, con un piano industriale che ancora non si intravede le linee guida su cui le aziende possono pensare poi di investire e crescere. In effetti sì, c'è un po' questa visione un po' diversa, una visione un po' sospesa delle cose, un po' di ridimensionamenti ed effettivamente lo si vede un po', diciamo così, a livello generale, per cui anche noi siamo un pochino a guardare, vediamo quale sarà la cosa da giusta da fare, insomma ci comporteremo di conseguenza. Però il cluster piemontese ha registrato dati positivi sia per quanto riguarda l'export che per l'aumento del fatturato, quindi in qualche modo voi reggete, diciamo, la situazione difficile. Sì, direi che questa è l'espressione giusta, reggiamo perché siamo consapevoli di un contesto intorno a noi che non è particolarmente facile, però devo dire che il sistema industriale piemontese sta reagendo bene, ha, diciamo così, degli argomenti convincenti, ha delle buone performance
per cui si riesce a mantenere quello che si è costruito nel tempo e anche a seminare, ecco, per ulteriori sviluppi. Beh, signora, è la prima volta che vediamo uno stand di Finmeccanica ridotta ai minimi. È vero, non eravamo tanto preparati a questo ridimensionamento e insomma ne prendiamo un po' atto, probabilmente tra i grandi fasti del passato e questo drastico ridimensionamento sarebbe stato bello vedere una via di mezzo. Beh, ma forse i cluster possono sostituire un po' la visione nazionale dell'industria anche al di là di... È verissimo, sì, mi piace questa considerazione perché effettivamente tutti insieme, no? Si può comunque dare una visione dell'Italia aerospaziale molto convincente senza che ci sia, diciamo così, un declino nell'immagine appunto di questo mondo. Per cui bella l'idea di lavorare tutti insieme per rimanere così ai primi posti.